Ciao, sono Salvatore Cimmino e vi presento il mio progetto Annodo nei mari del globo, che è iniziato circa una quindicina d'anni fa per sollecitare le istituzioni sia nazionali che internazionali ad intraprendere una politica di inclusione tale da integrare le persone che vivono con una disabilità ancora oggi emarginate, ancora oggi rimasti indietro. E quest'anno, il prossimo anno, a partire da aprile, ho elaborato un giro d'Italia a nuoto lungo 3.365 chilometri da Ventimiglia a Piazza Unità d'Italia a Trieste, dove toccherà 182 comuni e dove porterò appunto un messaggio affinché non solo i 182 comuni interessati, ma tutta l'Italia finalmente si doti di uno strumento, facendo parte di un istituto, pensate, iscritto nel 1986, che è la 4186, e che sono appunto i PEBA, i piani di eliminazione delle barriere architettoniche, che rappresenterebbero la chiave di volta per far sì che le persone anche con una disabilità grave finalmente avrebbero la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale. Finalmente avrebbero la possibilità di esercitare in libertà il loro diritto di cittadinanza. E quando parliamo di diritto di cittadinanza, parliamo di mobilità. Oggi una persona con disabilità difficilmente si può spostare da un luogo all'altro. Oggi i mezzi di trasporto non tutti sono dotati di pedane, non tutti sono dotati di quegli strumenti che permettono con disinvoltura di spostare, di far spostare, di far viaggiare una persona con disabilità. Quando parliamo di diritto di cittadinanza parliamo di istruzione. E dovete sapere che anche quest'anno, nel 2020, le scuole sono iniziate senza gli alunni con disabilità, perché ancora una volta mancano gli insegnanti di sostegno, ancora una volta il trasporto scolastico non funziona, ancora una volta la maggior parte delle scuole nel nostro paese, pensate, uno su tre è architettonicamente inaccessibile. Quando parliamo di diritto di cittadinanza parliamo anche di lavoro. E pensate che nel nostro paese lavora solo, su 4 milioni di persone con disabilità, lavora solo il 20% di queste persone. E questo vuol dire che l'Italia ancora nel 2020 gestisce questa tematica solo ed esclusivamente con politiche passive, con assistenza passiva. È venuto il momento in cui si dia la possibilità innanzitutto di mettere fine alla violazione dei diritti umani, perché l'esercizio del diritto di cittadinanza è un diritto umano, e quindi di dare la possibilità finalmente a queste persone, okay, di vivere la propria vita e di esercitare in libertà quello che sono praticamente i loro desideri, i loro sogni.